L'Osservatorio per la cultura, la legalità e la sicurezza ripropone ad Agropoli il progetto Educazione alla legalità, sicurezza e giustizia sociale, sostenuto dalla BCC dei comuni cilentani e rivolto agli studenti con lo scopo di sensibilizzare i giovani e favorire lo sviluppo di progetti sul rispetto della legalità. Si parla di legalità ai ragazzi. Quanto conta per una banca promuovere delle iniziative come questa? Per una banca, soprattutto una banca di credito cooperativo, sono progetti di fondamentale importanza, perché la Comune Cilentana in particolare sui giovani sta organizzando, sponsorizzando, supportando diverse progettualità, e quella di oggi, che è una tematica molto importante che attiene al rispetto delle regole, alla definizione di comportamenti per convivere in una società civile, per noi partire dalle scuole è un progetto di grande spessore. E la Comune Cilentana, sotto questo profilo, ha interesse a far sì che le diverse agenzie di formazione, come quelle scolastiche, partecipino in modo sempre più concreto al processo di crescita e formazione dei giovani. Un progetto che ormai ha più di 15 anni, un progetto che nasce in provincia di Salerno, è un progetto che è stato voluto fortemente per la terza volta dalla BCC dei comuni cilentani, grazie insomma all'entusiasmo e alla partecipazione delle scuole del territorio. Gli appuntamenti ad Agropoli sono in tutto 6, affronteremo tematiche diverse in tutte le scuole medie, inferiori e superiori del comune di Agropoli. Vogliamo ricordare i prossimi appuntamenti? Abbiamo tantissimi appuntamenti, oggi si parlerà di violenza di genere, sul bullismo, sulle dipendenze, abbiamo un appuntamento sulla criminalità informatica, tutte con testimonianze. Una manifestazione che sta crescendo negli anni? Una manifestazione che sta crescendo negli anni, riconosciuta a livello nazionale, una manifestazione che a tutt'oggi è in più di 80 comuni solo della provincia di Salerno, ma noi siamo su tutto il territorio nazionale. Quanto conta avere alle spalle anche una banca, il sostegno di una banca come la BCC? È importante, perché le banche sono sensibili insomma a queste manifestazioni, anche perché noi cerchiamo di lasciare dei messaggi concreti, dei messaggi pratici, e la fortuna che le istituzioni ci sono vicine, le banche ci sono vicine, perché partecipano direttamente in tutto ciò che facciamo. Innanzitutto voglio ringraziare la BCC che ci sostiene sempre con queste iniziative, sono di fondamentale importanza. E ringrazio il dottore La Monica, che è il promotore e organizzatore poi del tutto. Educazione alla legalità, educazione alle regole, educazione al buon comportamento, al rispetto dell'altro, ce n'è tanto bisogno. Il problema dell'età evolutiva della scuola media qual è? Che si mette in discussione la certezza della fanciullezza e non ci sono ancora le certezze dell'adolescenza, e quindi naturalmente il tutto poi mette in discussione la propria personalità, il proprio modo di fare, ma poi alla fine sono ragazzini che vanno educati e noi adulti dobbiamo creare quella strada maestra per farli crescere in maniera sana e fuori dalle devianze.